Un saluto a tutti gli amici di gitchina.it. Oggi vedremo un unboxing di un dispositivo attesissimo, ovvero lo Yayu S3, il nuovo top di gamma dell'azienda che è dotato di chipset octa-core MediaTek a 64 bit. Ringraziamo innanzitutto il rivenditore ufficiale per l'Italia dei prodotti Yayu, ovvero eyayu.it, per l'invio di questo sample e procediamo immediatamente all'unboxing. Come vedete, box in cartoncino che già conosciamo, molto semplice con le specifiche del dispositivo riportate nella parte posteriore. Lo apriamo e vediamo che troviamo immediatamente il telefono, che però andremo a vedere fra un po'. Nella parte sottostante del box troviamo il classico manuale utente, che è esclusivamente in lingua inglese e spagnola, un caricatore da parete da 1 A, già in formato europeo, e un cavo USB, micro USB per la ricarica del dispositivo, che andiamo a vedere immediatamente. Eccolo qui, lo Yayu S3. Rimuoviamo questa pellicola protettiva e vediamo che le dimensioni dello Yayu S3 sono di 151,5 x 75 x 8,9 mm di spessore, per un peso totale, batteria da 3100 mAh compresi, di 160 grammi, quindi un dispositivo che non è proprio leggerissimo, ma comunque almeno apparentemente con un peso ben distribuito su tutta la superficie del telefono. Ma vediamo la struttura. Innanzitutto sul lato sinistro abbiamo sia il tasto power di accensione e spegnimento standby che premo per accendere il dispositivo e i tasti volume. Sul lato destro invece non troviamo nulla, quindi un lato destro pulito. Sul bordo superiore è esclusivamente il jack da 3,5 mm per gli auricolari e un secondo microfono per la riduzione del fruscio. In basso invece lo slot micro USB MTP PTP OTG e ovviamente per la ricarica del dispositivo e il microfono principale del telefono. Ma passiamo alla parte posteriore, dove troviamo una fotocamera con sensore Sony MX214 da 13 megapixel dotata di apertura f2.0 e doppio flash LED. In basso il logo Yayu intagliato nella back cover con un effetto cromato e ancora più in basso una grata per i due speaker di sistema. Li vediamo immediatamente successivamente alla rimozione della back cover. La parte frontale invece si caratterizza per, ovviamente nella parte alta, i classici sensori di luminosità e prossimità, la capsula auricolare, un LED di notifica e la fotocamera da 5 megapixel, per un display che è un'unità da 5,5 pollici di diagonale, un display LTPS, con una risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, che si vanno a tradurre su questo Yayu S3 in 440 ppi. Il display è inoltre protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3. In basso invece troviamo i tre tasti soft touch che non sono retroilluminati e sono esterni al display, quindi non retroilluminati come da tradizione Yayu. Ma vediamo un veloce confronto dimensionale con il Meizu M1 Note, ovvero un altro dispositivo con la stessa taglia dello Yayu S3. Eccoli qui, più o meno come vedete i due dispositivi si equivalgono nelle dimensioni, andiamo a ravvicinarli e come vedete l'S3 è leggermente più lungo dell'M1 Note, che per il resto è più o meno uguale, quindi abbiamo delle dimensioni molto simili tra i due dispositivi. Approfondiamo però ora gli aspetti che riguardano l'hardware dello Yayu S3. Innanzitutto, come già sottolineato, il dispositivo è dotato di un processore octa-core MT6752 con clock a 1.7 GHz e architettura a 64 bit. Un processore che è prodotto da MediaTek, soprattutto con supporto alle reti 4G LTE. Sull'S3 questo chipset è affiancato da una GPU Mali T760 da 2 GB di RAM o 3 GB nella versione Advanced e 16 GB di memoria interna, mentre 32 GB su quella Advanced. I 16 GB di memoria che troviamo su questo dispositivo, vediamo come sono allocati tutti in un'unica partizione, della quale circa 13 GB, esattamente 12,5, sono disponibili per l'installazione delle applicazioni. Come vedete, tra l'altro, con l'inserimento di una micro SD sarà possibile impostare la stessa come disco primario di scrittura dei file, quindi di memorizzazione. Per quanto riguarda, quindi, dicevamo, la possibilità di espandere la memoria con una micro SD, questo perché abbiamo appunto lo slot micro SD che è affiancato da i due slot SIM, che sono entrambi in formato
formato microSIM, e come vedete la batteria che è da 3100 mAh ed è removibile grazie alla rimozione della back cover posteriore. In generale, quindi, dicevamo, il dispositivo sembra ben assemblato e anche molto solido nella struttura soprattutto, ed esente da imperfezioni costruttive. Però da un primo confronto velocissimo con l'M1 Note ho avuto modo di notare, almeno al tatto, almeno dalle prime impressioni, che comunque il dispositivo di Meizu sembra essere, soprattutto nella parte posteriore, molto più non ben assemblato, ma comunque le plastiche sembrano essere molto più solide e soprattutto più spesse anche. E tra l'altro ci troviamo di fronte anche a un dispositivo che, nonostante questa magari solidità maggiore, è anche un po' più leggero dell'S3. Come abbiamo già sottolineato nell'unboxing dello Yayu F2, l'aspetto dell'interfaccia grafica di questo dispositivo, come vedete, andiamo ad alzare la luminosità, è praticamente molto simile a quella della Color OS di Oppo. Rileviamo ciò principalmente nelle impostazioni, che come vedete sono divise in due tab principali con quelle veloci, tra le quali troviamo anche le Smart Wake, ve le faccio vedere immediatamente, ad esempio il doppio tap per riattivare il display, o anche lo swipe verso l'alto per riattivarlo nell'ultima, non nella lock screen ma nell'ultima applicazione o comunque nell'ultima schermata che stavamo utilizzando, e le impostazioni generali, che sono quelle classiche, dove troviamo anche le informazioni sul telefono, ovvero la versione di Android, che è una 4.4.4, quindi KitKat, che però è completamente rivista dall'azienda, come vedete nell'interfaccia, rivista ovviamente anche nelle icone, nel pacchetto icone, nel pacchetto degli sfondi e anche nelle icone che sono utilizzate nei toggle rapidi del menu a tendina. Quindi da questo punto di vista una ROM che comunque ha è molto particolare, ma che però sicuramente non è originale, in quanto riprende chiaramente la ROM, la Color OS di Oppo. Oltre al classico menu a tendina, però, come abbiamo già visto sull'F2, abbiamo anche un secondo menu che è attivabile con uno swipe dal basso verso l'alto, mediante il quale sarà possibile modificare direttamente con questo selettore la luminosità e andare ad attivare ad esempio il wifi, passare alla modalità aereo, bluetooth, eccetera. Per ora però è tutto, ovviamente approfondirò tutti questi aspetti nella recensione completa dello Yayu S3. In chiusura ringrazio nuovamente yayu.it per l'invio di questo sample, e vi ricordo che pubblicheremo una recensione dei prossimi giorni su gizchina.it. Ma come sempre vi invito ad approfittare del box commenti per farci delle domande, per cercare di dirimere i vostri dubbi, le vostre curiosità, soprattutto in particolare quindi su questo Yayu S3 che sarà recensito a breve. Grazie.